Ciao a tutti ragazzi, sono StabaCon5 e questo nuovo video siamo per un video unboxing che, porca troia, finalmente mi è arrivato la limited edition di Life is Strange. Che contiene, allora, aspetta, mi ricordo che è un CD con la colonna sonora di tutto del gioco di Life is Strange, grazie al cazzo, e un artbook di 32 pagine, e vabbè, ci stanno i titoli in italiano e con in più un'aggiunta i commenti dei game director, vabbè, cazzo in culo. Allora, iniziamo a spacchettare ad ogni ben di cosa. Speriamo che stia registrando l'audio, perché sennò sta cosa si fa una volta nella vita e basta. Allora, intanto che spacchetto, vedi, a parte, lo sapete già che il gioco l'ho già bello e finito, l'ho preso solo per i contenuti che c'è nella limited, perché sono da collezione. Volevo prendere anche quelli di The Walking Dead della Telltale, solo che la davano a chi comprava il gioco dal sito, e l'ho preso da Steam, quindi l'ho presa nel culo e mi sa che non sarà più da comprare. Comunque, questa è la custodia super figa, che anche questa fa parecchio bordello, ma non si vede un cazzo perché la luce, vabbè, c'è il coso, non si vede un cazzo. Allora, tiriamo fuori ad ogni ben di cosa. Piano, sennò si scassa e cascano giù santi. Qui piano, vai. Apriti. Apriti sedano. Allora, se magari esce. Porca vacca. Allora. Tutto bello impacchettato. Allora, Switcher Joe, la versione scatolata, fisica, super figo. Se no leviamo il plastichino. Se mi riesce. Caputtana. Dicevo, il gioco l'ho finito, sto finendo di montare il quinto episodio, cioè il quinto episodio, come vi posso dire, l'ultimo episodio del gioco, via, quello lì. E vabbè, questo qui è il CD, non si vede un cazzo perché c'è il riflesso, bello così. Magari vi faccio scorrere delle foto che vi faccio a parte dopo il video. Ah beh, qui ci sta il codice per attivarlo, ma a me non mi serve un cazzo. E vabbè, è il CD, guarda com'è bellino, però sto riflesso non si può vedere. Aspetta un attimo, che se no, vediamo se con la modalità luce della lampadina non cambia un cazzo, fa più danni che bene. Ah, vabbè, bello, così si vede. Allora, questo è il CD. Allora, vediamo se si vede la custodia adesso. Sì, aspetta. Vabbè, custodia. Poi non ci vedo un tubo perché è diventato tutto buio. Maremma diavola. Poi ci sta l'artbook, il diario di Max, chiamiamolo così, che c'è, ci dovrebbe anche essere. Se accendo la luce adesso fa più danni che bene, perfetto. Ah, c'è scritto, vabbè, Max Caulfield, come ben sapete. Qui c'è la faccina, guarda qui che bellino. Dietro, vabbè, c'è cazzo, c'è l'autobus. Poi si apre pianino, se no si scassa da ogni ben di cosa. C'è questo. Questo levo qui. C'è qui. Vabbè, la prima pagina. C'è qui. Picture book. Qua ci sono foto dei personaggi. Queste cose qui. Aspetta che non riesco a centrare. Guarda qui che tanta roba. Pensavo che c'era. Mi aspettavo di più che c'era scritto la storia come nel gioco, che c'è per ogni cosa che facevi. Vabbè, che per ogni cosa che facevi ci appariva una storia determinata, però per avere qualcosa da leggere. Invece qui sono solo immagini, a quanto vedo. La cosa figa è che anche in lingua originale, sì, ci sono delle scritte sulla lingua originale, quindi no, non ci sono quelle traduzioni alla casse de can come sempre solito fare, proprio inglese puro puro. Aspetta, leva il dito.
Ora qui non finiscono più. Qui che bellino, ci sta Rachel con... no, non è Rachel, è cosa? È Chloe. Quando c'aveva i capelli lunghi, qui... No, questo è il disegnino che si vede anche nel gioco. Dove il dito? No, questo, ok. La farfalla. La foto che si vede anche nel gioco. Spettacolo. Qui che c'è... qui che è la mappa della casa di Chloe. Qui che c'è il giardino. Questo qui non ci vedo un cazzo da qui. Mi pare che è come si chiama? Il salotto. Qua ci sta. Sta foto che è molto scura, quindi ci sta che non si vede un cazzo. Che dovrebbe essere il faro. Qui c'è Max quando... qui che quando piove. Enjoy the journey. Poi qui che c'è il coso, come si chiama? La spiaggia. Questo qui mi pare che c'era anche nelle foto quando si cade nel limbo, quando siamo in quel limbo. Bene, spoiler, che bello. Poi qui questo pezzo qui del gioco non esiste, è una foto così alla Yoboia praticamente, o magari è una scena tagliata. Qui è quando Chloe rimane incastrata nei binari. Il bussettino di coso lì di Frank, non Matano, ma il cognome del tizio non me lo ricordo. Eccolo qua, spettacolo. Qualcuno di questi disegnini qui ci stava anche nel diario di Max nel gioco. Questo pezzo qui, soprattutto questo che mi ricordo verso l'inizio. Qui quando siamo in piscina, questo. Hello, it's me, Mario. Poi anche questo qui ci stava nel diario del gioco. Che ho letto che l'uccello cuore, non mi ricordo come si chiama, è l'animale spirituale di Rachel, che io giustamente ho fatto morire. Ecco quell'uccello che non ho salvato nel gioco. Vabbè, ci devo ancora arrivarci in quella parte lì, ma lo vedete più avanti. E questo what the fuck, peccato che è tagliato a cazzo, se no veniva figo. Però bordello. Vabbè, qua ci sono i ringraziamenti e qui non ci leggo un tu perché è buio, quindi non si vede un cazzo. Vabbè, qui sono pagine normali lasciate in bianco e c'è il culo del coso. E poi ci sta la custodia che fa un riflesso, che manca un pannello solare, ecco, perfetto, così, con tutte le soundtrack. Questo CD qui lo rivedremo anche nel gioco stesso, quando, vabbè, non vi spoiler perché sennò mi tirate a pugni. E vabbè, qui c'è la lista di tutte le soundtrack. Sid Meier's Obstacle è una delle mie soundtrack preferite del gioco, ce l'ho anche in macchina. E ora aprire il CD sarà un'odissea, quindi... che... è merda. E l'unboxing finisce qui perché non mi lascia aprirlo. Aspetta, ci sta la linguettina. Aspetta, che qui ora ci stiamo evolvendo. Però non mi rilascia cos'è? Dov'è? Ecco qua, ecco fatto. E sape, attenzione. Non sape più, perfetto. Maremma maiala. Grazie, oh, eccola qui la linguettina magica che ci fa evitare di far cascassanti del calendario. Perfetto, spacchetto. Vabbè, si apre il CD. Se mi si apre non vuoi evitare di far danni. Addrizzalo, a meno dite me lo potevamo mettere. E voilà. Questo qui finisce alla radio in macchina con tutte le soundtrack a palla, si fa bordello tutta la notte con le mignotte e basta, non c'è altro. Credo non ci sia altro. Provo a fare una cosa figa, mettervi tutte le cose in fila su quella che c'è nella Limited, se ci riesco. Allora, ripresa dall'alto senza drone, guarda qui ACAB e non si vede un cazzo, perfetto. Questo è la robina che ci sta nella Limited Edition di Life is Strange, molto figa, molto bella e bordello.
l'ho pagato questo qui per PC, l'ho pagato sui 30-33 euro, è anche poco per un gioco. Poi vabbè, c'è anche per PlayStation 4 e Xbox One, e si rimette tutto a posto prima di far danni. Piccolo capolavoro. The Games Machine, Life is Strange è un piccolo miracolo semplicemente per il modo naturale con cui ci ha fatto battere il cuore. Come avete potuto ben vedere, ogni tanto scorreva sullo schermo un link con scritto, vabbè, un'immagine scritto Seven Square e il TeamSpeak. Se volete parlare con il gruppo o anche con me, mi beccate lì ogni tanto per giocare, qualsiasi cosa vi pare. Non ho altro da dire, solo mi piaceggiate, iscriviti al canale e nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao. Benissimo.